una raffica di colpi fulminei. Para-badminton. Questa è la prima volta che il para-badminton è stato ufficialmente incluso nei giochi paralimpici. Le regole del para-badminton sono le stesse del badminton, con la partita composta al meglio dei tre giochi ai 21 punti. Esistono due tipi di competizione, in sedia a rotelle e in piedi, che si dividono in sei classi a seconda del tipo e della gravità della disabilità. VH1 e VH2 sono per gli atleti su sedia a rotelle. SL3 e SL4 sono per atleti con disabilità agli arti inferiori. Più basso è il numero di questi due gruppi, più grave è la disabilità. In SU5 gli atleti hanno disabilità agli arti superiori, mentre nella categoria SH6 vengono inseriti gli atleti di bassa statura. L'area di gioco per le classi VH1 e VH2 nel singolare corrisponde alla metà campo, esclusa la parte in prossimità della rete. Nell'area di servizio non sono comprese le zone in prossimità della rete e della linea di fondo. Nel doppio, l'area di gioco comprende l'intero campo, tranne l'area limitrofa alla rete. L'area di servizio, invece, esclude anche la fascia adiacente alla linea di fondo. Per la classe SL3, nel singolare, l'area di gioco equivale esattamente alla metà del campo, mentre l'area di servizio è priva della fascia laterale e di quella prossima alla rete. Nel doppio, invece, si sfrutta tutto il campo per l'area di gioco, rinunciando alle zone vicino alla rete e alla linea di fondo per il servizio. Queste regole valgono anche nel doppio per le classi SL4, SU5 e SH6. Nel singolare per gli atleti di bassa statura, l'area di gioco equivale invece alla totalità del campo, esclusi i due corridoi laterali, mentre il servizio non è valido anche nella zona sotto rete. Nella classe in piedi, il gioco potente e le partite veloci richiedono un utilizzo maggiore della parte superiore del corpo, mentre gli atleti di bassa statura puntano sulla rapidità degli arti inferiori. I giocatori su sedia a rotelle usano abilmente lo spazio limitato per far muovere il loro avversario in avanti e indietro. Esistono numerosi stili di gioco, tutti diversi, e gli atleti sono unici e irripetibili.